Mi sarei detto che devi contare fino a 1000 oggi, prima di parlare. Non si può regalare una partita così. Scusatemi il termine, scrivetelo come volete, ma una partita persa da coglioni. Perché già nel primo tempo ero incazzato nero. Non ci sta che rianimi una squadra che era in grande difficoltà, secondo me, per degli errori tuoi, per difensivi, di impostazione, di lettura delle situazioni, che non era così difficile capire che ogni volta che mettevamo in moto i quattro davanti loro andavano in grande difficoltà, invece no. Giro palla lento e poi abbiamo rianimato loro con tre errori per fargli fare il rigore. Poi è chiaro che gli errori dei due episodi decisivi, il rigore sbagliato e secondo me un gol ancora più facile del rigore, quello di Minai, sbagliati, se poi determinano i risultati. Ma è la testa che non mi piace, c'è la buona volontà ma ci manca il cinismo e capacità di leggere le situazioni. Oggi abbiamo regalato una partita, secondo me oggi abbiamo regalato le altre partite, i pareggi, ma oggi abbiamo regalato veramente una vittoria all'avversario e non va bene. Se sono incazzati hanno pienamente ragione, anzi abbiamo dei tifosi che anche con prestazioni mediocri ci hanno sempre incitato per 90 minuti, quindi se non so se sono incazzati, io sono andato via di corsa perché devo dire due cose, non so più altro io prima. Però dico, io credo che una sconfitta così, io mi metto per primo, chiedo scusa ai tifosi che hanno fatto tutti questi chilometri per venire, perché non si può perdere contro una squadra che era in queste condizioni in questo momento, poi magari fra due mesi sarà un'ottima squadra, in questo momento è una squadra che non si può regalargli, gli abbiamo regalato una vittoria. Dalla tribuna, non capire la lettura delle partite, ok? Perché era evidente che ogni volta che Kenneth pigliava palla creavamo qualcosa e mettevamo in difficoltà l'avversario. Era evidente che quando trovavamo velocemente Piracini di Renzo, no, per mezz'ora abbiamo fatto la partita perché loro non esistevano. Quando poi dopo gli abbiamo regalato due palle, una di Parpi, un disimpegno raso terra al limite dell'area, è venuto fuori un fallo laterale, gli abbiamo regalato un fallo laterale, da fallo laterale è venuto fuori un calcio d'angolo, forse era rimessa laterale, ok, però non cerco alibi. Per cui, non lo so, ci manca qualcosa a livello cerebrale per capire le situazioni. Ne dico una semplice, l'espulsione di Monticone. Cioè, è una questione di testa. Cioè, ma tutta la squadra, non ne faccio una colpa a Monticone. Io dico che tutta la squadra purtroppo non è lucida, non capisce le situazioni, non capisce che questa era una squadra che non potevi rianimare. Noi l'abbiamo rianimata.